addestramento. Dopo quasi un anno di addestramento, Arnaud è pronto a diventare un vero assassino. Deve solo completare un ultimo esercizio. Ah, l'ultimo. Beh, con l'aiuto di Bellec... Qual è la missione? La missione... è portare il culo in posizione. E non fare domande, idiota. Ai tuoi ordini. Mi stava per scoprire sto tizio. Passiamo velocemente. No, sono io. Oppure mi sa che non ho ammazzato da un riparo, mi sa proprio di no. Il signor Guillaume de Roussel ha accettato la nostra offerta del 40%. È proprio disperato. Quanto al prete? Verrà presto. La tua sicurezza è contagiosa, Siver. I ragazzi hanno il carro pronto. Ecco i dettagli. Che vada tutto liscio. Ma certo. Che vada tutto liscio, imbecille. Quando mai... Aiuto! Omicidio! I bastardi hanno sempre guardia del corpo. Va bene? Ebbene, aspetta. La prossima volta fallo prima che strilli. Perché lasciamo che quel Siver sopravviva? Ha ucciso il signor della Ser! Pazienta, Siver non è il bersaglio, non oggi. Vieni. Il consiglio attende il rapporto. Sono in troppi. Lancia una bomba fumogena e scappa. Lo sto cercando. Due. No, ho sbagliato. Mi domando, chi sarà quello che mi pagherà la bomba fumogena? Ti sto un attimo prendendo delle robe. Sono subito da te. Ma che ha fatto? Oh merda, patrioti. Quegli imbecilli attaccano sempre briga. Non attirare l'attenzione. Non li fermiamo. Fermarli o evitarli cosa cambia? Ci sono sempre altri fanatici. Non puoi salvare tutti, idiota. Bene, questo mi rallegra. Vabbè, ormai questo personaggio finirà sempre le frasi con salve. Gli estremisti maltrattano la popolazione e sono pagati dai templari. Ti possono individuare e attaccare in qualsiasi zona della città. Ah, invitante. Oh, che sei scemo a volte. Diciamo che è molto viva in questi giorni Parigi, eh. Vuoi una pausa? Yuhu. No, vabbè. Ma dove vai, Che fai, jogging? Sì, ma... Belek, piano piano. Va bene che c'hai fretta, ma a volte ne hai fin troppa. Lascia sempre solo. Porca miseria. No, non vi voglio far niente. Ah, questo invece sì. Addio. Spero non ci seguano. Sì, andiamocene via. Oddio. Sì, sono qui. Sono qui. Non vediamo Siver da un anno e lo lasci andare così. Solo perché il suo nome non è nella lista. No, non... No, porca miseria. Ho fatto cerchio. Volevo sentire. No, non è il momento. Troppe variabili. E anche troppi rischi. Vabbè. Porca miseria. Non ci credo. Ciao, amico mio. Ma? Madonna, pensavo si fosse... Ciao. E ora che succederà? Portiamo questa raccolta di dati sui templari a Mirabeau, che deciderà di accantonare. Altri tre templari uccisi. Sembra che non ti piaccia molto. I templari si ammazzano a vicenda. È un politico. Crede di essere il grande pacificatore. Pensa di porre fine alla guerra fra assassini e templari, di portare a compimento la rivoluzione e di riappacificare persino i cani e i gatti. Cos'è? Posizione assassina. Ed è un male?
I suoi sono solo castelli in aria. I Templari non sono così deboli dai tempi del rogo di Jacques de Molay e noi perdiamo tempo dietro a dei briganti qualsiasi. Solo perché ti sente. Ci tiene alla sua fama. Il signor della Ser credeva in una possibile tregua. E guarda com'è finito. Devo andare a prendere una coccarda, solo che non so dove si trova. Devo sfondare qui la scala. Guarda che cacchio è, mannaggia. I ragazzi belli, la coccarda dove si trova. Arpinone è morto. Maltrattare i nobili imprigionati non è un compito per lui. Che cacchio è successo? Che hanno in mente i Templari? Se non avessimo passato un anno a dormire per colpa della tua tregua, ora lo sapremmo. Ha ragione, onore. La tregua era con il Gran Maestro della Ser. Quell'uomo è morto da 2 anni. Chi lo comanda ora non se ne starà certo con le mani in mano. Potevamo saperne di più se non lasciavamo andare Siver. Siver era lì. So che è tua intenzione mantenere la pace, ma assicurare che ha ucciso della sera la giustizia conterà pur qualcosa. Sì, certo. Ma non confondere la tua vendetta personale con una strategia. Se vuole uccidere Templari, che uccida Templari. Gli ho insegnato tutto. È pronto. Molto bene. Assassino. La tua missione è andare a Notre Dame, dove troverai l'agente templare Charles Gabriel Siver. Scoprirai i suoi segreti e quando l'avrai fatto, gli darai la pace eterna, secondo la nostra regola. Con che faccia te lo sta dicendo? E lui con che faccia, con che passo di danza si è fermato? Vabbè, ricordo completato. Votiamolo. Che te devo dire?